oltre 3.000 espositori provenienti da più di 70 paesi al mondo, circa 265.000 professionisti coinvolti. Questi sono i numeri di Cosmoprof Bologna 2019. Siamo venuti a visitare la fiera per capire come sta andando il settore della cosmetica italiana e abbiamo registrato un grande entusiasmo per i numeri proprio di questo comparto, un settore che cresce grazie soprattutto all'export. I dati del comparto dicono che l'anno scorso abbiamo fatto 11 miliardi e 200 milioni, per cui siamo incrementati del 2% e 2 miliardi e 600 sono positivi sulla bilancia dei pagamenti. Qui è un settore di eccellenza un po' silenziosa perché si parla sempre di moda, si parla sempre di fashion, si parla un po' poco di cosmesi. L'altra parola chiave è sicuramente sostenibilità. Lì è proprio una grande sfida. L'idea è proprio di lavorare oggi sul packaging. Adesso il packaging è fatto di plastica, è una plastica riciclabile, ma vogliamo sempre avere qualcosa di più, sempre di più green. E ci differenziamo dando un prodotto, un packaging completo, diciamo o di origine, come ho detto prima, vegetale o di origine da riciclato. Cosa vuol dire un packaging completo? Vuol dire che oltre al flacone offriamo anche tutta una serie di tappi che vanno a praticamente a dare quello che noi chiamiamo il full package. Noi è un po' di anni che abbiamo questa sensibilità, anche perché tanti nostri clienti cominciano a chiederci informazioni, formulazioni anche ecosostenibili o formulazioni di origine naturale, quindi stiamo lavorando per quanto riguarda la ricerca e sviluppo e inoltre abbiamo aderito quest'anno a un'iniziativa di Cosmetica Italia proprio per creare noi internamente una procedura di sostenibilità. Nel nostro caso, essendo principalmente contoterzisti, puntiamo tanto sulla sostenibilità legata all'azienda, alla produzione. Nel tuo modo di agire, nel tuo modo di fare, tu impatti in maniera positiva nell'atteggiamento di tutte le persone che incontri, dei tuoi clienti, delle altre aziende, quindi ti rendi conto di avere la responsabilità di essere precursore verso un modo diverso di fare business, cioè di utilizzare ciò che l'azienda produce, l'economia, e utilizzare parte di questa economia per migliorare le condizioni di vita di chi ha meno fortuna e migliorare le condizioni degli ambienti che hanno più bisogno di interventi di impatto ambientale. So if you look on beauty blogs, you'll see beauty bloggers actually talking about how you should take the cushion and flip it over to try to get more of the formula out. With the Porex cushion you don't have to do that. So it improves sustainability because you can put less formula in and still get the same amount of formula out and you're not throwing extra formula into the landfill. Siamo molto attenti, le aziende italiane sono molto attente a questo che non è una tendenza ma è sicuramente il futuro. Le aziende cosmetiche italiane, molte sono già pronte, le altre si stanno diciamo attrezzando per divenire aziende che producono e che vendono prodotti sostenibili. Ricordo, la sostenibilità è assolvere ai bisogni che abbiamo oggi, ma è anche interpretare i bisogni delle generazioni che verranno, a cui dobbiamo lasciare un mondo assolutamente più pulito. Abbiamo riscontrato una grande attenzione da parte delle aziende verso prodotti sempre più green, sempre più rispettosi dell'ambiente, per affrontare e vincere quelle sfide della sostenibilità non più rimandabili.